L'iniziativa di stasera, come avete visto dal tabellone, è realizzata in collaborazione con le associazioni giovanili vicino al centro e comunque che assieme al centro hanno pensato e realizzato questa serata. Io soltanto per introdurre il tema, come ho già detto anche in altra occasione, 25 anni fa l'uccisione di Pio La Torre e poi successivamente del prefetto alla chiesa, 3 settembre, come l'altro ieri, segna una svolta storica nella lotta contro la mafia. Perché l'impegno antimafia, da impegno esclusivamente popolare, guidato soprattutto alle forze più sensibili alla tematica antimafia, come le forze della sinistra, diventa anche un impegno molto più cogente dello Stato. Infatti l'approvazione, subito dopo l'uccisione dalla Chiesa, della legge che poi avrà il nome Rognoni-La Torre, segna una svolta storica. Come abbiamo detto in altra occasione, da quel momento dirsi mafioso diventa reato, si può colpire la mafia nel suo interesse principale, che è quello dell'arricchimento illecito, che si introduce alla confisca, e altre misure, compreso quella della definizione reato di associazione mafiosa, per cui chiunque appartenga alla mafia può essere condannato. Questa svolta storica, perché fosse poi concretizzata nell'impegno costante di lotta delle forze dell'ordine, della magistratura e così via, ha avuto bisogno di alcuni anni. Il primo massiprocesso si farà 10 anni dopo. E costerà la vita a Falcone e Borsellino, che utilizzando quella legge hanno potuto appunto costruire il primo massiprocesso. Ecco perché diciamo giustamente che l'82 segna una tappa storica. L'impegno antimafia è cresciuto a tal punto che mentre 25 anni fa era impensabile che un imprenditore, un commerciante potesse denunziare il proprio estortore, l'intimidatore, il mafioso del racket e così via di seguito, oggi, come avete visto, anche se sono ancora una minoranza, comunque l'imprenditore vecchio, che non è un giovane, a parte il nome, è un signore di 67 anni, non ha scoperto ora la mafia, l'intimidazione e così via, però ora trova il coraggio di ribellarsi e di fare quello che vuole. La Confindustria, che come voi sapete non è l'ultima organizzazione imprenditoriale, anzi storicamente è la prima, arriva anch'essa a una denuncia plateale, pubblica, aperta e così via. Cioè, c'è arrivata dopo le associazioni degli agricoltori, dei cooperatori, degli artigiani, dei commercianti, ma c'è arrivata, e c'è arrivata riscuotendo anche naturalmente un ampio consenso su questo tema, e noi di questo li ringraziamo. Quindi c'è un processo che sta maturando, e che non è che segna la sconfitta della mafia, segna però una tappa importante nell'individuazione di un problema che tutti noi abbiamo vissuto e che nel corso di questi anni abbiamo dedicato tempo attraverso la ricerca scientifica, l'impegno antimafia tra la gente, tra i giovani e così via, in modo più preciso. La mafia è un organismo complesso che con mille fili si lega alla società, all'economia e alle istituzioni. E questo comincia a diventare un fatto che viene assunto anche dallo Stato. La mafia non è più un fatto locale, non riguarda la Sicilia occidentale. La mafia diventa un modello che viene copiato da altre organizzazioni criminali, vende l''ndrangheta, da altre organizzazioni criminali anche e che sono praticamente presente nella struttura dell'economia e della finanza del nostro paese. Se vedrete anche dalla nostra rivista, è vero che la provincia di Palermo rimane la provincia dove sono stati sequestrati il più alto numero dei beni ai mafiosi. L'altra provincia è Milano. Come vedete, gli interessi all''ndrangheta sono appunto anche a Milano, a parte che l'episodio della Germania dimostra che si sono estesi, come noi abbiamo già sostenuto da tempo, hanno utilizzato il canale della globalizzazione dell'economia e della finanziarizzazione del tessuto economico di questi paesi molto prima che lo comprendessero, vuol dire, le classi politiche dirigenti del nostro paese.
Questa dimensione non significa che si scarica la responsabilità di noi, dei cittadini, dei siciliani e così via, ma che individua precisamente la linea di condotta, che secondo noi deve uscire dalla logica dell'emergenza. Non può esserci la massima attenzione quando c'è il fattaccio, la tragedia, ma deve diventare un impegno costante e quotidiano dello Stato. E questo è il punto. Tutto questo ha contribuito a questa cultura di guardare alla mafia non soltanto come l'organizzazione criminale che spara, ma questo organismo complesso con questi mille tentacoli, mille interessi, soprattutto col mondo dell'economia e delle istituzioni, ha contribuito notevolmente gente come Pio La Torre, come Dalla Chiesa, ma come tutti quelli da Falcone a Borsellino e così via, che hanno saputo utilizzare quella intuizione per poter imbastire poi anche i procedimenti giudiziari. Qual è il problema che noi poniamo oggi? Che se la lotta deve essere quotidiana, ci sarà un problema della legalità da affermare anche in questo paese rispetto al lavavetro che dà fastidio, ma rimane un problema fondamentale che la sicurezza di questo paese, che alle volte appare meno, perché certo se la mafia non spara nessuno se ne accorge che c'è la mafia, tranne quello che subisce la prevaricazione, ma non può passare in seconda fila il tema che le mafie, non soltanto la mafia Cosa Nostra, le mafie sono un pericolo per la democrazia e per la libertà economica di questo paese, per le sue libertà anche politiche e civili. Ecco, Endel e Giuliana Catamo hanno riflettuto utilizzando l'uomo Pio La Torre, quindi è stato un punto di vista, un'angolatura in cui hanno visto quest'uomo frutto di una cultura, di un impegno che era quella del PC, che si era schierato da sempre contro l'organizzazione, contro la mafia e tutte le organizzazioni criminali, e ne hanno messo in luce a loro modo, dal loro punto di vista, i pregi, gli effetti virtuosi e anche naturalmente quelli più drammatici del sacrificio dell'uomo che, appunto, coerente alla sua impostazione, paga anche con la vita. Pio La Torre, per noi che ci abbiamo lavorato insieme per tanti anni, sappiamo che non aveva, come tanti di noi, la vocazione a fare il martire e l'eroe. Era un uomo attaccato alla vita, così come tutti gli altri, perché non credo che Falcone o Borsellino avessero questa vocazione, ma è stata gente coerente, ha fatto il proprio lavoro, il proprio dovere, era quello in quel momento l'impegno principale, lo hanno fatto fino in fondo, sapendo che potevano anche pagarla cara, come poi purtroppo l'hanno fatto. Bene, noi presentandovi Lorenzo Endel, che è stato appunto il regista di questo filmato, vogliamo sollecitare un'ulteriore riflessione, un ulteriore approfondimento, adesso io passerò la parola a lui e poi vi invitiamo a vedere il filmato in attesa che poi la serata scorra con tutte le altre iniziative. Dopo questa breve presentazione daremo la parola ad Angelo Meli, che è il direttore responsabile di questa rivista, che da questa sera mettiamo, come vuol dire, in campo. L'abbiamo chiamata a sud d'Europa, questo lo spiegherà però Angelo Meli, non voglio sottrargli niente, e viaggia per via informatica in PDF, come è stato spiegato, per cui si può scaricare, si può stampare e così via. Speriamo di averla in formato cartaceo, diciamo, in modo permanente, se avremo l'adesione, il consenso e qualche aiuto da parte dei lettori. Vuole diventare un centro di riferimento politico, culturale per tutti quelli che vogliono impegnarsi su questi temi. Il tema della Sud Europa non sarà soltanto la mafia è un punto di partenza per affrontare i problemi dello sviluppo, della crescita Sicilia, della crescita civile, della Sicilia, del meridione, dell'Italia nell'Europa, che guarda a quella parte del mondo che sta sull'altra sponda. A questo tema dedicheremo, come avete visto, un dibattito specifico sabato prossimo, al quale parteciperà il rettore, il capogruppo della sinistra dei DS al Senato, Anna Finocchiaro, il vicepresidente del Parlamento Europeo Cocilovo, Angelo Capitumbino, che è qui presente, che sta seguendo questo dibattito, Michele Figurelli, in quanto anche non solo testimoni, ma organizzatore, assieme a tanti
che ancora che qui sono presenti, di quella imponente battaglia che fu, che vide la, la partecipazione di Pio La Torre contro l'installazione di missili a Comiso, e che è stata l'anticipazione di tutta quella politica che ha portato poi all'attenzione verso il Mediterraneo come area di pace, agli accordi di Barcellona che oggi vengono messi in discussione, cioè al tentativo di fare del Mediterraneo un'area appunto senza missili allora, senza militarizzazione, oggi dopo l'11 settembre senza guerre preventive e senza focolai di guerra. Quindi il tema è attuale, non a caso abbiamo trovato un collegamento, un filo rosso tra quell'esperienza e la situazione attuale. Chiudo.